Grazie. Ma dunque, in effetti, quello che più manca nell'odierna società della superficialità, della vacuità di massa, è esattamente il tempo della ricerca, come lo chiamava il mio maestro Costanzo Preve. Cioè, essenzialmente, il paradosso sta nel fatto che, per un verso, viene meno il negozium, inteso come lavoro. Siamo nell'epoca della disoccupazione crescente, ma al tempo stesso questo tempo liberato non si traduce poi in tempo di ricerca e di riflessione critica, perché siamo costantemente, diciamo così, sbilanciati verso la dispersione, verso emorragie di tempo causate dall'interconnessione permanente, dalle solitudini connesse via internet, che è la condizione alla quale siamo condannati. Ed è in questo scenario che io credo sia particolarmente opportuno e fecondo riflettere, come ci è stato proposto con questo seminario di alta formazione, sul tema dei maestri e delle nuove guide. Chi è il maestro? Chi può essere la nuova guida nel tempo della connessione costante e della precarietà a tempo indeterminato? Noto per inciso che tra i maestri del nostro istituto figura Emanuele Severino, che è un pensatore che ha assunto l'eterno come proprio punto di riferimento e quindi ci aiuta anche a sottrarci a questa fugacità costante a cui siamo condannati. Ecco, riflettere sulla figura del maestro e della nuova guida, io credo significhi oggi essenzialmente riflettere sull'assenza di maestri e di nuove guide. Un filosofo che è stato anche citato nella introduzione che tutti stringete fra le mani è Fichte, il quale Fichte nel 1794 rifletteva esattamente sulla figura del maestro. Chi è il maestro? Il dotto lo chiamava Fichte, forse sarebbe più opportuno tradurre dotto con intellettuale, se non fosse che la parola intellettuale è ampiamente compromessa per varie ragioni che non sto qui a ripercorrere. Il dotto intellettuale, che dir si voglia, è colui che è educatore dell'umanità. Si pone come proprio obiettivo non la tesaurizzazione individualistica del sapere, bensì la diffusione del medesimo e, mediante tale diffusione, l'acculturazione, l'innalzamento dell'umanità a un sapere e quindi a una coscienza maggiore. Da questo punto di vista, seguendo i suggerimenti di Fichte, potremmo a giusto titolo dire che il maestro non può in alcun caso essere identificato con chi dispensa nozioni. Non è chi trasmette semplicemente nozioni dalla cattedra, secondo un rapporto quasi meccanico fra il docente che sta in alto e il discente che in basso recepisce a mo' di contenitore vuoto che deve essere riempito. Il docente, maestro o nuova guida che dir si voglia, deve piuttosto essere colui che trasmette un'eredità simbolica al discente. E quindi permette una continuità generazionale, una continuità nel radicamento, nella tradizione, nell'apertura prospettica verso il futuro. Il maestro è colui che permette alle nuove generazioni di formarsi e di essere consapevoli. A questo proposito, giova forse ricordare una definizione che Goethe ha fornito del maestro in generale, dell'arte dell'ereditare, dell'eredità simbolica, insistendo sul fatto che l'eredità corrisponde a un movimento che implica uno sforzo da parte del discente e da parte del docente. Ciò che hai ereditato, scriveva Goethe, dai padri, devi riconquistarlo per possederlo veramente. Vi è nell'atto dell'eredità, dell'apprendimento, uno sforzo che è pari, potremmo dire, a quello che viene profuso dal docente stesso. Un altro grande autore del Novecento, che anche egli figura sicuramente tra i maestri a cui richiamarsi, Giovanni Gentile, nel suo sommario di pedagogia, poneva in essere la figura dell'identità in atto di docente e discente. Il rapporto di formazione non è un rapporto asimmetrico per cui il docente trasmette informazioni al discente, ma è un rapporto biunivoco, un processo in atto in cui il docente stesso paradossalmente si forma. Docendo discitur, dice Gentile, insegnando si impara. Ecco, il maestro pone dunque il discente nella consapevolezza del proprio radicamento storico e quindi nell'apertura verso un futuro progettuale coerente con il radicamento storico. In che senso oggi ci troviamo nell'epoca del maestro assente, della nuova guida latitante? Credo che questa condizione debba essere posta in relazione con la congiuntura epocale nella quale ci troviamo a vivere, che è una congiuntura, è stato richiamato anche fecondamente poc'anzi, di padre assente. Lacan ha messo a questo proposito a tema la figura dell'evaporazione del padre.
evaporazione del padre che mi pare possa essere a sua volta posta in connessione con l'odierna epoca del capitalismo finanziario post-borghese. Il mondo del capitalismo borghese era un mondo in cui il padre svolgeva una figura importante, non solo per la visibilità anche mediatica che aveva, tutti ricordiamo le trasmissioni televisive in cui compariva il padre di famiglia, ma anche come ruolo di educatore delle nuove generazioni. Potremmo dire che il capitalismo finanziario contemporaneo si sta adoperando, con successo peraltro, per sradicare tutte le conquiste della società borghese, facendosi per ciò stesso capitalismo post-borghese e di più antiborghese. Le tre grandi conquiste della modernità borghese, così bene evidenziate da Hegel, erano per un verso la figura del padre nell'ambito della famiglia come primo momento dell'eticità, colui che trasmette una formazione diretta nella comunità naturale familiare ai figli, che consegna loro un'eredità simbolica, poi la funzione del maestro, del docente nell'ambito universitario e scolastico, l'ambito universitario e scolastico nel sistema hegeliano ha la funzione di permettere il passaggio del giovane dalla famiglia particolare in cui è venuto al mondo alla famiglia universale, come Hegel la chiama, la società civile, nella quale deve essere formato da nuovi maestri. E infine stiamo assistendo allo sradicamento dell'ultima grande figura del padre in ambito politico, che è lo Stato come figura paterna. Noto per inciso che le principali lingue europee chiamano patria il concetto di Stato, richiamandosi esattamente in maniera simbolica alla figura del padre. Ecco perché il capitalismo finanziario sta dissolvendo in un colpo solo il padre nell'ambito familiare. Tutti sappiamo che la famiglia è sotto accusa, è sotto distruzione da parte del nuovo capitalismo flessibile, che non vuole radicamento etico e familiare, ma solo individui single, unisex e illimitatamente mobili nell'ambito della produzione flessibile. È sotto accusa poi la figura del maestro, non c'è più il maestro, ma il membro dell'elite finanziaria diventa egli stesso maestro di una vita dissoluta, post-borghese. Pensate all'odierno caso di cronaca di Lapo Elkan, no? L'esempio dello sradicamento post-borghese, in cui viene superata l'identità stessa di genere, il transgenderismo, in cui viene superata l'idea del limite borghese, l'abuso del godimento illimitato, in cui viene superato il radicamento etico nazionale patriottico permanentemente all'estero, no? La poeta figura sempre a New York e in altra sede. E quindi poi abbiamo la distruzione da ultimo dello Stato come luogo del radicamento etico nazionale. Gli stati che vengono superati, si assiste alla desovranizzazione degli stati ad opera dell'economia spoliticizzata. Ecco perché credo che la riflessione sui maestri e le nuove guide possa essere fecondamente collocata nel quadro del nuovo assetto, del nuovo blocco storico al quale ci troviamo interni, e non a caso, come IASP, si sta riflettendo esattamente su questi processi intrecciati. Siamo reduci da un importante seminario svoltosi a Venezia qualche mese fa sulla figura dello Stato nazionale e dell'interesse nazionale nell'epoca dello sradicamento finanziario. E oggi ci troviamo a riflettere sulla figura connessa del maestro e della nuova guida. Chi può oggi assurgere al ruolo di maestra e nuova guida in un tempo in cui, come diceva Nietzsche, vi è un solo gregge e nessun pastore? Un tempo in cui chiunque osi accampare la pretesa di farsi nuovo pastore viene subito diffamato, liquidato e mandato al manicomio, come addirittura diceva Nietzsche. Ecco, uno dei compiti e una delle missioni, direbbe Fichte, dello IASP è anche quella di tornare a ragionare sulla figura dei maestri, delle guide, e in questo modo della trasmissione di un'eredità simbolica, di modo che una nuova classe dirigente, colta, preparata, radicata nella tradizione, aperta al futuro, in grado di ricollocarsi nell'ambito della tradizione borghese, oggi in fase di dissoluzione, possa tornare a riflettere sul presente, se non altro per comprendere i processi in atto ed eventualmente anche per governarli, dando ad essi un senso che ad oggi sembra mancare.